Per un saluto finale, Federica nel consiglio comunale fino a poco fa detto, è arrivata un attimo in ritardo per quel motivo, però ci tengo che possa. Sì, sarò molto breve e diciamo, avendo poi concordato di fare le conclusioni, ho pensato di tagliarmi un ruolo un po' diverso da, probabilmente dagli interventi, purtroppo non ho ascoltato tutti che mi hanno preceduto. È una bellissima iniziativa questa di sicuramente di parlare dell'imprenditoria creativa legata al mondo dei beni culturali. Il disegno di legge dell'onorevole Ascani è sicuramente un ottimo disegno di legge, molto pragmatico, concreto, perché intende offrire opportunità a chi vuole investire, soprattutto i giovani, nella fruizione dei beni culturali con le moderne tecnologie. Da un po' di tempo, del resto, ci misuriamo a livello nazionale con un approccio normativo e un dibattito sui beni culturali sicuramente più smart rispetto al passato. Abbiamo le figure dei manager culturali, abbiamo la gestione dei budget museali in un'ottica più imprenditoriale. Quindi sono tutte cose di grande positività, ma in questo quadro, come vi dicevo oggi, mi sono voluta ritagliare il ruolo che potremmo definire quello della vecchia zia, che fa qualche raccomandazione. E parto con una domanda, cioè che significato vogliamo dare al patrimonio culturale nella società contemporanea, cioè nella nostra società dominata dalla retorica della globalizzazione, dalle logiche di mercato che applichiamo ossessivamente in ogni ambito. La cultura e il patrimonio culturale sono elementi che credo abbiano un valore assoluto, definiscono ciò che siamo, rappresentano e determinano l'essenza stessa delle civiltà, della storia, del territorio, di cui sono documenti fondativi. Quindi credo che questo sia un valore inestimabile. E oggi però sembra diffusa la concezione che il patrimonio culturale sia vissuto essenzialmente come una risorsa economica da sfruttare. Per le ragioni per tutelare e valorizzare i beni culturali sembrano essere più rappresentati dal loro valore economico monetario, non tanto dai valori invece di altro tipo, come quelli artistici, culturali o civili. E quindi io credo, ed è questo diciamo, il sasso che volevo lanciare, dovremmo riflettere seriamente su questo approccio ai beni culturali, non, e ci tengo a sottolinearlo, per trincerarci dietro le porte dei musei a spolverare i reperti, ma al contrario, per operare nella valorizzazione anche economica del nostro patrimonio culturale, con la consapevolezza che non stiamo facendo marketing su un prodotto come un altro, ma su ciò che di più prezioso abbiamo che ci definisce, come dicevo. Quindi credo che ogni azione debba essere improntata a criteri imprescindibili, quali il rigore scientifico, la serietà. I musei e le mostre e ogni altra attività connessa, su cui si fonda anche l'attività di molte delle realtà che oggi erano presenti, devono considerare che il loro lavoro è orientato a un obiettivo principale, che è quello di portare i visitatori ad essere stimolati a pensare. Scusate se mi soffermo soprattutto sui musei e sulle mostre, ma sono diciamo il mio ambito di lavoro e vado a chiudere. Penso quindi che sia il modo in cui strutturiamo le mostre o strutturiamo anche i percorsi allestitivi all'interno dei musei, ciò che dobbiamo tenere in considerazione è la loro funzione, cioè sono entrambi soggetti, oggetti o attività che devono farci ragionare sull'arte e sulla cultura del passato e di oggi allo scopo di trarre da essi le energie per il nostro presente e il nostro futuro. Quindi questo è diciamo l'obiettivo che anche nell'approcciare a livello economico e imprenditoriale i beni culturali io credo debba essere considerato. Ogni iniziativa imprenditoriale, ogni applicazione di nuove moderne tecnologie, ogni iniziativa didattica o estetiva applicata ai beni culturali, credo che non debbano prescindere appunto dai contenuti, dal voler trasmettere dei contenuti, dal sollecitare il pensiero delle persone che poi ne fruiscono e dal rigore, dalla ricerca scientifica. È importante, credo, tenerlo presente perché ridurre tutto, soprattutto un campo così importante come quello dei beni culturali, alle regole del mercato, alla globalizzazione, all'ottica di un mero profitto, può generare, credo, una crisi culturale ulteriore e più profonda rispetto a quella che, ahimè, deve essere presente oggi. Grazie. Grazie a te. Grazie a Francesco, che era qua a rappresentare Future.
grazie a tutti voi, salutandovi fuori, possiamo bere un bicchiere di vino insieme, permettetemi di ringraziare Benedetta Scagnelli, che è in fondo, che ha fondato una startup che si occupa di comunicazione e servizi innovativi dedicati al marketing, che doveva parlare, ma visto che si è fatto tardi, è sempre rimasto un po' che ha annunciato il suo intervento, e Fernando, che questa iniziativa nasce su una sua sollecitazione, su un suo spunto. Fernando è appassionato di Fab Lab, è un maker, quindi ci dà sempre spunti su queste cose. Ed anche Massimo Simoncini, andando via, ho visto che fermare lì, hanno realizzato con la stampa 3D la prima riproduzione del Leone di San Prospero con una stampante 3D che potete vedere lì. Per me è un mondo tutto nuovo, ma è un mondo molto affascinante. Grazie.